Direttamente mi ha chiamato il Papa Benedetto XVI. Io ho fatto anche qualche obiezione, a dire la verità, nel senso che non mi, detto io non conosco i legionari e non vi conoscevo, se non così un po' esternamente, di quei pochi che avevo visto a scuola, di cui avevo avuto una buona impressione, ma più in là non ero andato. Sono parecchie settimane che io vivo in uno stato un po' di agitazione, da quando il segretario di Stato prima e poi il Santo Padre mi hanno parlato di questa missione. Ma il momento più difficile è stato l'inizio. Ma ero entrato da piccolo in seminario, entrato 11 anni nel 1900, non ricordo più se 46 o 47. Sono contento di aver fatto il noviziato nel 54, anzi scherzosamente dicevo l'altro giorno, sono contento di essere nato nella mia età, così ho potuto entrare da piccolo nel seminario, perché se fossi nato oggi non so cosa sarebbe avvenuto della mia vita. Benvenuto. La cosa più bella, io sarei felicissimo sapere che tutti voi state rispondendo bene al disegno di Dio, perché rispondere al disegno di Dio è l'impegno di tutta la nostra vita. Il cuore di Dio, dice San Giovanni nella prima lettera, è molto, 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 molto più grande di quanto noi possiamo pensare. Cerchiamo di entrare in questo cuore di Dio, nel progetto di Dio, e allora scopriremo un mondo nuovo. Parlo italiano, però tu sei mio amico, io sei consacrato. Mio apostolato. È stato un cammino faticoso, moderatamente lungo, che però progressivamente ha fatto passi in avanti fino a raggiungere al momento proprio culminante del capitolo, raggiungere una armonia di fondo sulle valutazioni e la progettazione del futuro. Sono stati anni di dolore e di umiliazione, ormai sono alle spalle, non sono stati inutili, anzi sono stati preziosissimi e appaiono come la sorgente della nuova vita di cui l'Istituto oggi gode. È l'inizio di un rinnovato impegno apostolico. Veniamo da Dio, ecco, siamo usciti da Dio. Ritorniamo, ma la vita non è solo ritornare, nel cammino che è uscita, ecco, tutta la nostra esistenza che realizza una meta, un compimento. E quando ritorniamo a casa siamo da adulti, non siamo più bambini che escono dal Dio e ritornano bambini, ma cresciuti e che Dio accoglie nella sua gloria. All'inizio mi sentivo anche un po' liberato. Adesso ho quasi una certa nostalgia nella mia solitudine. Io ho cercato di darvi tante cose, ma forse sono più quelle che io ho ricevuto. Con Sant'Agostino vi dico, camminate e cantate, cantate e camminate. Il cammino può stancare, il canto del cuore dà forze. E si torna a camminare e cantare. Camminate e cantate. Cristo è con voi nel cammino che vi attende, nella speranza del vostro futuro.